Ennesima vetrina nazionale oggi per la città di Sciacca per le iniziative del Museo Diffuso dei Cinque Sensi. Stavolta è stato il TG2 nel corso della rubrica Costume e Società a trasmettere un servizio girato recentemente per elencare ancora una volta le caratteristiche salienti del turismo esperienziale organizzato e gestito per italiani e stranieri con la collaborazione di un'intera comunità. È il Museo Diffuso dei Cinque Sensi, idea di giovani laureati che lavoravano all'estero e hanno deciso di tornare a vivere nella loro città. Siamo stanchi di sentirci ripetere: noi potremmo vivere di turismo. In una città come Sciacca, come tantissime altre realtà in Italia, abbiamo veramente tutto per poterlo fare. Allora abbiamo bisogno di smettere di lamentarci e iniziare a farlo veramente. E per chi vuole un'esperienza molto particolare, ci sono le grotte vaporose, probabilmente le terme più antiche del mondo, riaperte dai volontari. Un momento che ancora una volta ha esaltato le qualità paesaggistiche, ma anche quelle umane di un territorio che a buon diritto ha un ruolo storico che non è certamente secondo a nessun altro. Il turista qui viene considerato cittadino temporaneo. Entrando in un laboratorio di ceramiche, può fare più che ammirare o acquistare, può realizzare l'opera con le proprie mani. Infatti lui potrà portare con sé memoria di quello che ha fatto, come questo vasetto realizzato con tecnica a lucignolo da un turista, e gli viene spedito dopo che ha finito la sua esperienza tra di noi. Il turista che entra in questo laboratorio cosa può fare? Lo mettiamo in condizione di poter toccare con mano una materia pregiata che è riconosciuta nel mondo, che è il nostro corallo fossile di Sciacca. Quando ci hanno proposto di fare parte dell'Info Point, abbiamo subito colto la palla al balzo perché abbiamo trovato subito un punto d'incontro.